Siamo in onda? Ah, siamo già in onda. Siamo in onda. Ciao a tutti, noi siamo gli Elio e le storie tese, o almeno una parte di essi, e ci vantiamo di essere definiti da sempre i Subsonica del Combat Folk. Io sono Rocco, ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Elio. Ciao a tutti, io sono Faso. Amo il Combat Folk fin da bambino. Ho seguito con interesse quasi tutte le manifestazioni dove si eseguono brani di Combat Folk, prima su tutte il 1° maggio, che è un po' il posto dove noi vorremmo suonare il regno del combat folk. Esatto. No, io ho abbandonato il Combat Folk da qualche anno perché secondo me non è più il vero Combat Folk. Adesso c'è tutta una serie di poser che fingono di essere degli artisti Combat Folk, in realtà sono lì solo per farsi guardare, per farsi dire bravo, per cui io ho abbandonato il Combat Folk. Ma comunque iniziamo pure questa video chat. Ci tenevo a dire, se ricordo sempre riguardavano Combat Folk, che io pratico il Combat Folk, quello con le palline di vernice che si spara. Ah sì. Con dei banjo e dei violini che sparano palline a risile. Ma ecco, vediamo che Antonio da Casalnuovo di Napoli chiede: com'è nato il progetto Elio e le storie tese? Comunque siete una grande band, una fra quelle che rappresenta l'Italia nel migliore dei modi. Saluti Antonio. Nel senso che lui dà già per ovvio che sia nata male, come idea, sia nata sia una cattiva idea, siete una grande band. Beh, inizialmente Elio e le storie tese, che come adesso alcuni cominciano a sapere, è una band di combat folk, è nato nelle campagne appena fuori Milano, Arando, e noi in realtà avevamo fondato il Combat B-Folk, che era il primo approccio, se vogliamo, contadino degli Elio e le storie tese. Solo in un secondo momento ci siamo accorti che andare in città ci avrebbe consentito di, uno, entrare in contatto con delle realtà artistiche, perché il disco con la terra, con l'aratro, non riuscivamo a inciderlo. Volevamo, ma non ce la facevamo. E abbiamo pensato di andare in città, dove peraltro si è scoperto ci sono anche tante belle ragazze. Abbiamo inciso inizialmente un disco con l'aratro, ma c'erano dei solchi mostruosi, cioè lì servono dei micro solchi. Cioè, disco. Poi fortunatamente è arrivato il compact disc e allora poi è stato tutto molto molto più facile. Certo. Ma vediamo, c'è Mauro da Casatenovo che dice: è vero che nella sede di Tiscali hanno un collegamento con Alice? C'è Alice. Allora passiamo a Elina Supertesa, che è un nome particolare. Come mai i tuoi genitori ti hanno chiamato Elina Supertesa? Comunque, da Cagliari, che chiede: la musica corrisponde ad un bisogno biologico e psicologico, il vostro qual è? Elina Supertesa, non so se vuoi veramente saperlo. La verità potrebbe ferirti in qualche modo, però chiedo ai colleghi. Sì, potrebbe essere anche troppo forte, perché effettivamente la musica va a soddisfare un bisogno. Questo è vero, però posso inserirmi? Prego. Mi viene sempre in mente una bellissima canzone che diceva: dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. E quello poi in fondo è il vero bisogno dell'uomo moderno, avere un'unica donna vera. Sì, perché quale artista rock o pop può dire onestamente di aver intrapreso la sua attività in nome dell'arte e non invece in nome della possibilità di cuccare più donne contemporaneamente, fra le quali puoi sceglierne una? Certo. Addirittura Skin l'ha fatto, quindi. Sì. Anche lei, tra l'altro, scegliendo sempre le donne. Cosa ho detto io? Quindi chi siamo noi per giudicare Skin o per dire a Skin: fai questo, non fare quell'altro, o scegli tizio, scegli oppure Caio. Esatto, bravo. Allora, Carlo da Cagliari non fa una domanda ma un'affermazione. Prego. E cioè: una cosa che pensate oggi e non pensavate 20 anni fa, e una cosa che pensavate 20 anni fa ma non condividete oggi, punto. È un'affermazione. Stiamo zitti. Una cosa che pensavo 20 anni fa era, cioè, uno 45, 46, 47, 48 anni è vecchio. Oggi non la penso più così. No.
anzi oggi siamo giovani, cosa pensi? Dici, siamo... E dici quelli che hanno 25 anni, ma dove vogliono andare, che sono troppo giovani. Esatto. Quello bravo, cosa bravo, esatto. Quei, come diciamo noi, diciamo nel lombardo milanese, quei piscinella, diciamo così. Ora la, l'immagine si sta un po' assestando. No, riguardo sempre la domanda dell'amico precedente, anzi all'affermazione, io cito una frase del collega Luciano Ligabue che dice: nasci incendiario e muori pompiere, come a dire, prima hai ambizioni o pulsioni particolari che poi vengono stemperate. Io la cambierei in: nasci incendiario e muori pompiere piromane. Piromane, bravo, sì, mi piace molto. Esatto. Sei pompiere così di facciata, ma dentro c'è un'anima, c'è ancora c'è incendiario. Sì, infatti, sì. Infatti siamo, certo. Siamo così. Ed ecco una nuova amica, vedo che questo nome è molto diffuso, cioè Elina Supertesa da Cagliari. Ma non è sempre quello. No. Che sia un nome, un altro, come quando c'erano quelli che chiamavano i figli Suellen, esatto, oppure Ridge, a seconda, certo, dei nomi dei protagonisti. Quindi adesso un'altra Elina Supertesa che dice: come ha influito sulle vostre scelte musicali il divino Zappa? Sulle scelte? Sulle scelte. Musicali? Musicali poco, sull'indirizzo invece da dare alla nostra impresa un po', perché quello che abbiamo imparato da Zappa è di impegnarci al massimo per ottenere degli scopi minimi, diciamo. Quindi credo che in questo noi siamo ancora, siamo ancora molto in linea, molto in linea. Ma ecco che Maurizio da Cagliari chiede: ciao, se vi chiedessero di fare testimonial per una lista civica, lo fareste? Punto di programma che vi interesserebbe di più? Bravi. Nel senso che non abbiamo ancora... C'è già sulla fiducia, ma magari diciamo... Tanto bravi. Ma lista civica... ma lista civica però di quale città? Nel senso, di Cagliari... Boh, perché non è che... conosciamo molto bene Cagliari. Se invece parliamo della nostra città, potrebbe essere, certo, però bisogna andare a vedere che lista civica è. Tipo una lista civica nazista, no, non va bene, per non assurdo, ci andrei, cioè, noi per in generale nel, diciamo, possiamo anche dirlo, possiamo anche finalmente confessarlo, da tanto tempo inseguiamo un pensiero politico, se vogliamo un po' particolare, che è il fascismo centrocomunista, spesso declinato come comunismo centrofascista, che uno può dire, ma è banale perché abbraccia un po' tutto il mondo politico. Facile. Facile. Ma quello è il trucco, bello, perché è una visione politica che fa contenti tutti. Cioè, difficile. Sì, per dire, si dà un posto di lavoro e una casa a tutti, ma si consente all'imprenditore di diventare multimiliardario. Esatto. Per dire, come si fa? Adesso non stiamo qui a spiegarlo perché è complicato. Però è un pensiero politico molto avanti al giorno d'oggi e andrebbe riconsiderato. Scilla da Iesi, pensavo Scilla da Carini, invece Scilla da Iesi ci chiede: cos'è la balsa? Ma la balsa, Scilla, sai, la balsa è un compensato leggero utilizzato per il modellismo, sì, e per la costruzione di riproduzioni miniaturizzate in genere. Per esempio, il plastico di Cogne, che si vedeva sempre da Vespa, era fatto in balsa. Era fatto in balsa, secondo alcuni era fatto in plastico, ma è un'assurdità perché sarebbe scoppiato e sarebbero stati tutti feriti. Scusa, voglio solo precisare che me ne intendo un po', visto che chiedi, Silvano chi è? Scilla. No, scusi, Scilla. Chiedi che cos'è la balsa, ti dico anche che c'è la balsa molle e la balsa dura. Non è una battuta di spirito, è vero. La balsa molle è quella più leggera, che viene usata per gli aeromodelli, cioè gli aeromodellisti, e invece la balsa dura più spesso per alcune parti strutturali degli aeromodelli e soprattutto per le navi e altre produzioni modellistiche. Nicolas da Besana chiede: state lavorando ad un nuovo album? Nicolas, a parte che sono fatti i nostri, ma sì e no, nel senso che ognuno ci sta pensando per conto proprio, ma nessuno ha ancora detto agli altri che cosa, esatto, ha pensato. Ma questo è un po' il bello delle storie tese, perché alla fine poi l'effetto sorpresa è quello che genera un disco bellissimo. Perché complessi come, che ne so, i Baustelle, i già citati Subsonica vivono così un po' nella noia,
perché tutti i componenti fra di loro si dicono tutto. Sì, tipo, senti questa canzone che ho pensato, na, 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 na. Senti questo ritmo di batteria, dice Ninja, e non c'è più novità, invece noi ci stupiamo con rivelazioni. Certo. Silvano dice, state già pensando ad una possibile collaborazione con Nevruz? Chi è poi Nevruz? Perché se ne parla, sento sempre sto Nevruz, certo. Nevruz, ma chi è sto Nevruz? Ma lasciali dire, guarda, non lo so. No, in realtà noi pensiamo di essere abbastanza forti ormai da camminare con le nostre gambe, sì, senza aiuto di ospiti o di chi che sia, ecco. Anzi, l'abbiamo fatto per tanto troppo tempo, mi sembra che sia ora il caso di andare avanti veramente da soli senza chiedere l'aiuto di nessuno. Bravo. Andrea da Capraia e Limite chiede, i complimenti da fare a voi non sono mai troppi né esagerati, siete fenomenali, abito in un paesino toscano sulle rive dell'Arno. E qual è? No, Capraia e Limite. Capraia e Limite? È scritto qua. Non so. Forse al limite di Capraia, forse. Ma cosa dici? Dice ancora qualcosa? Ah sì, scusa, pensavo che fosse finita qua. No, che domanda. Ma un po' strana, un po' così la cosa. Dice, la Toscana è presente nei vostri dischi, siete ispirati da questa fantastica regione, eh? Venite in vacanza sull'Arno o in vacanza sull'Arna, e che ne dite di questa collaborazione tra Italia e Giappone? Ah, ma allora sei un citator. Citator. Andrea, vogliamo parlarti di questo fenomeno che è un... No, non allarmarti, non allarmarti, perché non è grave. Tranquillo. Alla tua età è un fatto normale. Però quando inizi a citare brani di canzoni di Elio e le Storie Tese, allora è l'ora di andare a fare una visita da un medico apposta, esistono, esatto, sì, esistono, sì. E si cura con dei farmaci molto blandi, ma che vanno presi, perché se trascuri questa prima fase, sì, dopo improvvisamente sfocia in una fase acuta e quella è incurabile. Sì, quella è incurabile. E dopo parli solo con pezzettini di frasi di canzoni di Elio e le Storie Tese e lì non esiste più cura. No, no, tra l'altro poi se ti rivolgi dai tuoi amici è un conto, se ti rivolgi agli Elio e le Storie Tese citando frasi degli Elio e le Storie Tese capisci che crei una specie di cortocircuito. Sì, un esempio, se incontri me in moto in giro per Milano e mi dici, uè ciao Faso come va? Io rispondo serenamente, ciao. Se mi dici, uè Faso la moto non da pene, io già metto la prima e sparisco. Quindi non ottieni poi l'effetto che vorresti, capisci? A meno che tu non voglia ottenere questo. Esatto, cioè certo, lui vada via, allora ti dici questo. Stefania chiede, chi ha più successo con le donne di voi? Stefania, giudica tu. Guarda qua. Stop, ecco, ora mandaci una mail e dici chi ha avuto più successo. Successo con te in questo poco tempo. Ma forse lo intendeva chi ha più successo con le donne di voi, cioè tra le vostre donne, chi ha più successo con le nostre stesse, cioè con le nostre stesse, come se uno avesse successo. Allora mandaci un'altra mail e dici cosa intendevi chiedere. Tieni comunque conto che Stefania, che noi come gruppo, un po' come le boy band attuali, anche se non attualissime di una decina d'anni fa, insomma questi bei ragazzi tutti insieme bene assortiti, noi anni fa, ed era l'84-85, ci siamo proprio trovati, abbiamo fatto una selezione per contenere all'interno del gruppo ogni tipo fisico che piace ad ogni donna. Ti piace quello con i baffi? Ci sono io. Ti piace quello con la barba? Un po' miope. C'è Rocco Tanica. Ti piace quello con i peli? Molto peloso, c'è Elio. Ti piace quello con corpulento? C'è l'architetto Mangoni. Ti piace quello secco secco, un po' reduce di guerra? C'è Christian Mayer. Ti piace l'adorabile bastardo? C'è il chitarrista Cesare. C'è Cesare, ok? Ti guarda e ti strapazza come un semplice battere di ciglia. Ti piace il geniaccio un po' strano, un po' tutto nel suo mondo, sì, c'è Jean Thomas. Donne, con le nostre tese avete tutto. Nicola da Napoli che ci chiedi, ciao, quali sono stati i pilastri della vostra formazione musicale? Almeno i tre artisti che più vi hanno ispirato, punto di domanda. Che studi musicali avete compiuto? Grazie.
Allora, ti dico un mio pilastro, Gianni Morandi. Che studi musicali ho compiuto? Sono arrivato fino all'ottavo anno di pianoforte classico e poi mi sono, come dite un po' voi giovani, scoglionato e sono andato via. L'ho sparato un po' dura, chiedo scusa al garante per l'educazione. Potevi dire che ti rotto le balle, non so, scusate, rock. Beh, sì, rock. Ma io, diciamo, i miei idoli sono un gruppo rock, non so se conosci i Zeppelin. Sono un grande fan degli Zeppelin. Cioè i Led. I Led, scusa, e gli studi, niente, lo sanno tutti, ho fatto flauto, conservatorio e mi sono diplomato e basta. Sei fuori. Invece uno dei miei pilastri sono i Genesis, un gruppo degli anni 70, ma anche un po' 80, ma anche un po' 90. Arrivano i nostri giorni, ma questi non mi piacciono tanto. E, che studio ho fatto? Tendenzialmente sono stato autodidatta, poi sono andato anche in una scuola di musica a imparare un po' di cose, ma resto abbastanza autodidatta, questa è la verità. È un limite, chi può dirlo? Forse il tempo potrebbe dare una risposta, sì, no, forse. Solo i posteri. Voglio aggiungere che anch'io ammiravo molto i Genesis, infatti spesso da bambino andavo all'ufficio di Genesis a fare... veniva fuori uno dell'ufficio di Genesis, mi faccio sentire cosa sta suonando. No, guarda che... Non ho mica detto. Ah, le storie tese, simpaticissimi cazzari, che dite, un sacco di cose... Ne dite una più grossa della... Incorreggibile. Luca da Cagliari chiede: avete intenzione di scrivere una canzone sulla mirabile attività sessuale del presidente Berlusconi, virgola, così come avete scritto quella su John Holmes? Magari, porta bene. Luca. Lasciamo un'altra domanda, questo no. Allora, c'è Luca da Cagliari che chiede: avete intenzione di scrivere una canzone? No, forse no, abbiamo fatto refresh. Aspetta che facciamo refresh. Fa refresh. Poi F5. Ah, Giovanni. Ah, ma quante domande se fai Giovanni, F5. Giovanni. Ciao Faso, sei consapevole di somigliare di brutto a Sergio Cammariere? Sono abbastanza consapevole. Dicono che sono... Sì, ma me l'hanno detto altri. Ma perché? Perché il cappello lungo, nero, scuro e il baffo. Poi io suono il basso, lui suona il piano. Poi lui si chiama Sergio Cammariere, io falo, cioè la somiglianza. Allora, finisce lì. Cioè, se vogliamo forzarle le cose, schiacciarle dentro proprio. Allora somiglio anche a Piero Angela, no, a Guido Angela, il figlio di Piero Angela, no, però quando ho la barba. Allora Guido Angeli. Guido Angeli, Guido Angeli. Angeli. Piero, Paolo, Roberto. Francesco. Mandateci una mail. Il figlio di Piero Angela, insomma, il figlio di Piero Angela che anche lui va nel. Angelo. Mi suggeriscono della regia? Alberto, quando avevo la barba, non, meno baffi e più barbetta, mia nonna mi diceva sei uguale ad Alberto Angela, insomma assomiglio sempre a qualcuno. Ma adesso non voglio essere polemico, ma perché invece di dire così non chiami, non scrivi a Sergio Cammariere nella sua chat e dici Sergio Cammariere, ma non ti sei reso conto che assomiglia a Faso? Cioè, cominciamo a avere un altro atteggiamento. L'ha già fatto. Eh sì, perché è facile sempre dire a me assomigli qui, assomigli là. Ah, perché non ha ancora fatto una chat, belle scuse, certo. Bisogna sempre tirare fuori. Allora, forse io mi rivolgerei a chi non fa le chat, non quelli che ci sono a parlare con la gente. Scusate, me la sono un po' presa perché è un periodo che sono nervoso. Del resto, se invitate, che ti devo dire, gli alunni del sole è tutto un po' l'acqua di rose, invitate gli alessori tese che sono un po'... fumini, diciamola tutta, gli alunni del sole cosa hanno imparato? Ad abbronzarsi, basta, basta, non hanno imparato. Cosa può insegnare poi? Il sole, alla fine. Esatto. Ma Abramo da Neonelli dice: a distanza di quasi 10 anni dalla cittadinanza onoraria nel piccolo centro di Barigadu, come vivi il tuo rapporto con gli amici di Neonelli? È un rapporto sempre vivo? A parte che indagherò se tu sei veramente di quel paese lì, perché io non mi ricordo di nessun Abramo che abiti lì. Ma ammettiamo che sia vero. Scusami, Abramovic. Abramovic? No, c'è. È un russo che si è trasferito lì da qualche anno. Allora, caro Abramovic, io sono molto contento ogni volta che ritorno lì, per esempio alla Festa dell'Angelo o in altre occasioni, anche perché in genere sono ospite del mio amico Pepe Loisu e mi faccio delle mangiate pazzesche. Sì, tu puoi anche pensare che io non sia un uomo
molto, come dire, spirituale. Sì, è vero, mi piacciono i piaceri della carne e particolarmente mangiare bene, soprattutto carne. Passiamo a pesce, anche pesce, però quelli sono i piaceri del pesce, quelli lì. Che però invece, che ci sono, sì, però esistono, sono più però preferisco quelli della carne. Antonio da Cagliari, vecchia sola, che ci chiede: siete stati i profeti della reunion dell'Elite FIBA? Non per rubare le parole a un personaggio insigne, ma tu stesso lo dici. Tu l'hai detto, bravo. Non rubare le parole. Uno ben più importante di elevatore tese. Credibilità, certo. Direi. Ale da Cagliari chiede: Elio, ma non ti sembra di vincere facile ad X Factor? Ah, le da Cagliari. Qualche demerito dei tuoi colleghi? Ma vi fate i segni anche durante questa intervista per decidere le risposte? Sento della polemica. No, beh, noi ormai siamo amici da così tanto tempo che siamo arrivati al punto che sappiamo già quello che sta per fare l'altro senza fare segni. Avevi questo vorrei che fosse... faccia, per esempio. Poi vincere facile, ma non è che a X Factor vinca il giudice, perché questa è una vaccata che ha messo in giro adesso che uno deve battere gli altri giudici. Forse l'ho messa in giro io. Vabbè, in ogni caso a me piace vincere, poi vincere facile o non facile, insomma, l'importante è vincere, ma penso che la mia squadra sia molto forte. Passiamo ora a un'altra. Passiamo a Francesco Gonzo da Grigno, Trento, che chiede: da dove prendete i geniali spunti per i vostri capolavori? Da un magazzino. Sì. C'è un magazzino di spunti e c'è proprio... Peschiamo. Certo, spunti loffi, spunti medi, spunti belli e poi c'è una piccola scatola, spunti geniali. Esatto, super spunti. Geniali. Sono cari, però... Anna da Napoli chiede: quali tra i vostri pezzi pensate non sia stato compreso nel modo giusto dal pubblico? Praticamente tutti. Io ne ho almeno due o tre. Uno in particolare. Dillo, scusa. Sogno o son desktop? Bravo. Sì, quello è vero. Aggiungerei aborto, che non è stato mai capito veramente fino in fondo. Sì, ma io penso praticamente tutti, perché poi bisogna anche vedere cosa intendiamo per pubblico, perché lei chiede... La fa a fondo dal pubblico, sì, ma il pubblico chi è il pubblico? Tutto intero o solo quelli che ascoltano noi o alcuni di quelli che ascoltano noi? Perché fra quelli che ascoltano noi, secondo me, solo pochi hanno capito precisamente cosa abbiamo voluto dire in quella certa canzone o nell'altra. Poi tutte le canzoni, se poi consideriamo tutto il pubblico, cioè quelli che non ci ascoltano mai praticamente, cosa vuoi che capiscano dei nostri pezzi se non li ascolti? Certo. Figuratevi, anzi, che c'è una canzone che non abbiamo capito ancora noi, no, che è certo. I Belizzi e il Belazzi, sì. Che usavamo nell'84-85 per aprire. Ancora oggi non è chiaro. Perché molti pezzi, vabbè, questo so che ci eravamo detti di non dirlo, però oggi, dopo tanti anni. Perché molti pezzi li abbiamo scritti sotto istruzione che ci arrivava dall'altissimo. Sì. Per cui noi siamo semplicemente, come dire, dei trascrittori di idee che arrivano da qualcun altro. Certo. Per cui cosa vuoi? Ci sono certi pezzi che non sono chiari ancora neanche a noi. Posso dire, una volta stavamo facendo una gita in montagna, abbiamo visto un roveto in fiamme, certo, che bruciava ma non si consumava. Certo. Tu non ci crederai, non ci puoi anche non crederci, siamo tornati a casa e abbiamo scritto mio cugino. Sì. Sei libero di non crederci, per carità, noi non vogliamo imporre niente a nessuno, però. Allora, Franco da Isernia dice: Rocco, stamattina ti sei andato di corsa lasciando un grande vuoto nel mio letto e nel mio cuore. Rocco. Allora, Francesco invece... Francesco da Grigno chiede: ho un grave problema, canto le vostre canzoni a scuola durante le lezioni, come faccio a smettere? Ma perché, scusa, devi smettere? Non devi smettere. Ci sono comunque delle patologie più gravi, potresti cantare delle canzoni
anche peggiori, non ti devi vergognare quando la musica ti sgorga spontaneamente dal cuore e insieme dall'animo, devi lasciarla uscire, perché freneresti la tua energia interiore, quella che in fondo ti permette di entrare in contatto con la vita, quella vera. In realtà uno degli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo fondato gli Elio e le Storie Tese era scrivere delle canzoni che i giovani fossero praticamente quasi obbligati a cantare anche contro voglia, contro la volontà, la propria volontà. Voglio dirti questo, Francesco dice, guarda, ti presto Francesco, questa mattina ho accompagnato a scuola mio figlio, è arrivato un bambino che non conoscevo e mi ha detto: tu sei quello che canta Gargaroz? Io ho detto sì, e lui mi ha risposto, lui ha aggiunto: io la canto tutte le mattine, ed era un bambino di 9 anni, quindi stai tranquillo. Fai un po' i tuoi compiti. Pierpaolo da Corigliano Calabro chiede una domanda per tutti e tre: non potreste cantare un frammento di Il Rock and Roll dall'album Crack Crack Crack? Certo, senti, ma il Rock and Roll piace, basta. Corigliano, quando hai iniziato a dire non potreste, credevo che andasse avanti rompere meno i coglioni, invece no, voleva che lo cantassi. Ma forse era, non c'era il punto di domanda alla fine, ma era una constatazione: non potreste cantare una, invece ti abbiamo dimostrato che è il contrario. Sì, che non potremmo. Giorgia da Firenze chiede: sapete che ormai avete scalato la mia personale classifica di virilità? Siete dei sex symbols. Scusa Giorgia, ma symbols va scritto con la Y, per carità, poi ognuno ha casa sua, non sarò certo io a dirti hai sbagliato, magari è una scelta. Sì, ma qua invece non era a casa sua, perché può anche darsi che lei l'abbia scritto da casa sua, però qui è arrivato a casa nostra. Ok, basta. Per cui era obbligata a scriverlo correttamente. Siete dai, vero, giusto? Siete dei sex symbols, le sopracciglia di Elio, la barba del Tanica, i baffoni di Faso e la pil del Cesareo. Ma chi era questo? Una donna? O... Certo, Giorgia. Sempre Giorgia? Ah, sempre lei? Sì. Quella che scrive symbol con la I invece che con la Y. Quindi che cosa stiamo qui andare avanti a leggere? Io ho letto da qualche parte, sai che chi fa gli studi sulla calligrafia, quando scrivi symbol con la I invece con la Y vuol dire che hai proprio voglia di fare all'amore entro la giornata. Ah, cioè questo è quello che ho letto, adesso poi non so, c'è gente che ne sa più di me che scrive queste cose. Ci sono quelli che studiano la scrittura, i grafomani. Bene, Ocivo Dul da Gotham, questa Italia di località pazzesco, che non conosco. Due sere fa, nei dintorni di Parma, sono passato da Tripoli. Ci tenevo a vederlo, sono andato, c'era il cappello Tripoli. Bel sol d'amore. Un saluto a tutti i tripolini di Parma. Diceva Ocivo, mi spiegate il finale di Inception? Beh, è uscito solo oggi, però te lo possiamo spiegare. Praticamente c'è questo rullo su fondo nero con dei nomi, no? Che dal basso dello schermo sale verso l'alto e trovi dei nomi tipo aiuto regista, assistente regista, personale, eccetera, eccetera, negativi Ferrania. Sì, sì. Ma è un elenco di quelli che hanno fatto le robe, insomma, per dire. Quindi è una sorta di mera elencazione delle persone a vario titolo coinvolte nella quindi lavorazione. Deludente, quindi finale deludente e telefonato. Soprattutto già visto, perché quasi già visto. Finiscono tutti così, ultimamente. Come diceva un mio amico, che vorrei citare e salutare, se qualcuno brevettasse un tè e lo chiamasse End, avrebbe pubblicità gratis praticamente tutti i film del mondo. Volevo citare un mio amico Savoia. Molto che bravo. Ah, Claudio da dietro di voi. Questa è una bellissima cosa. A quando la prossima partecipazione a Sanremo? Guarda, agosto 2013. Andiamo avanti. Che cosa fanno in agosto? Fanno un Sanremo speciale, non ne ho sentito parlare. Per me era il mio programma, poi non so se avrei anticipato. Io volevo essere a Sanremo. Vengo, ma avevi detto, mi ricordo come avevo scritto. Speriamo che ci sia qualche cosa. Sì. Stiamo lì, andiamo o al casinò, alle slot, esatto. O se no andiamo, non so se voi sapete che Nobel, quello che ha istituito il premio Nobel, sì, certo, e ha inventato la dinamite, certo, aveva una casa a Sanremo e dalla terrazza di casa sua faceva esperimenti con la dinamite. Beh, scusami, posso dirlo, questa è una notizia bomba.
Glacco, Glacco da Cagliari chiede: vi prego ragazzi, ditemi che stasera suonate anche se piove. E com'è? Anche, anche se piove. Ah, che suonate anche se piove. Chi stasera anche suonate se anche piove. Se piove. Ecco, bene, la faremo. Anche se piove. Ugh, da Riola Sardo. Ah sì, qua, è qua. Ciao ragazzi, progetti per il futuro? Avete in progetto un nuovo album? In bocca al lupo! Forza Panino! Ciao, forza! Ciao! Ciao! Ciao. Caro Pasquale, Pasquale! Pensate di regalarci qualche altro nuovo live con un grandissimo della musica internazionale, come è successo con Santana o un Ike Willis, ad esempio? Allora, regalare no, prestartelo forse. E perché non lasciate cantare Christian con un nuovo parrucchino ad X Factor? Ah, cioè, quindi io, dici? Presumo. Bah, innanzitutto Christian penso che non vada bene per X Factor. Nel senso che Christian è un artista che può arrivare ed è già arrivato al successo senza essere aiutato da X Factor. Dunque, invece di chiedermi questa cosa, sarebbe più giusto chiedermi: pensate di far cantare una nuova canzone a Christian Mayer con il parrucchino? Sì. Secondo me Christian come cantante di almeno una nuova canzone degli Yellow Story Tese potrebbe essere molto forte. Il fatto è che lui non vuole farlo, però noi stiamo tentando di convincerlo già da qualche tempo. Bene, passiamo alla prossima domanda. Jacopo Munerati da Rovigo chiede: verranno mai ripubblicate le versioni originali di Born to be a Bravo, World Class Player e le cassette, ad esempio quella con il 2 di picche e Entra in esco dal mio corpo e ho molta paura? Molto bello. Sono rarità collezionistiche praticamente introvabili. Guarda, Jacopo Munerati, la risposta è già nel corpo della domanda. Esatto. Essendo chicche collezionistiche praticamente introvabili, se uno le rende trovabili, ha finito di essere chicche. Ha finito di essere chicche, e quello che ce l'aveva dice: e che sono tutto fesso, io che me ne sono procurate sputando. Entreremmo in conflitto con la temibilissima ballotta dei collezionisti, e noi di Elio Storio Teso non vogliamo entrare in conflitto con nessuno. No. Tanto meno con le ballotte. Allora chiede Giovanni da Catania: salve, salve Giovanni. Ciao, salve. Farete un nuovo live in streaming? Non lo so. Però perché no? Perché no? È stata una bella esperienza, anche perché sembra incredibile, mentre noi siamo sul palco a suonare non ci accorgiamo neanche di essere live in streaming. Cioè non è che tu senti dentro di te, tipo, non so, il suono del vecchio modem. No, che dici, lo sentissi, non avresti voglia di fare un live in streaming. Non si sente niente. La tecnologia moderna ti consente di suonare e di andare nel mondo così. È bellissimo, è bellissimissimo. Cindy da Fonopoli, cara Cindy, salutami tutta la Fonopoli che conta. Cindy chiede: ma che fine ha fatto il tricheco con la faccia di Red Ron? E il bradipo missile, tu, cara Cindy, o caro comunque, era Cindy, un enorme fuoco. Un enorme. Vero, non era tricheco. Ti riferisce dei personaggi simbolo della trasmissione cordialmente Pista di Lancio, capitanata da Linus, sì, e condotta, co-condotta dagli editori Tese. Personaggi che non senti e non vedi più per una causa molto triste, sono estinti. Purtroppo sai che l'uomo è cattivissimo e non è attento alle specie in via di estinzione. Purtroppo si sono estinti tutti e due questi tipi di animali. È brutto. Sai tra l'altro perché non metto più quella bella maglietta rossa che avevo? Perché? Perché è estinta. Ho capito. Vai. Vorrei ricordare che con il bradipo missile abbiamo fatto una grigliata ed è uno dei motivi per cui si è estinto. Quindi tu pensa il coacervo di sentimenti contrastanti: da una parte la gioia di mangiare con gusto una prelibatezza, dall'altra
la coscienza di contribuire all'estinzione. Ti stiamo dicendo il tuo amico, guarda che è dura come sensazione da mediare con la propria coscienza. Dai, su. Raffaella da Cagliari chiede: quale personaggio dei giorni nostri raffigura maggiormente la figura di Spalman, cioè il vendicatore che cospargi gli escrementi il volto dei cattivi? Esiste? Forse non esiste qualcuno, credo che non esista. Cioè uno, non mi viene in mente nessuno che per vendicare o per combattere il male utilizzi, diciamo, le proprie feci. Non mi viene in mente. E c'è, ho visto un documentario su National Geographic, sì. Dove faceva vedere questo insettino che quando viene in qualche modo minacciato emette escrementi che sono tossici, cioè sono velenosi e letali per il suo avversario e sono urticanti per l'uomo. Quindi potremmo dire quell'insettino lì, però sembra un po' di sminuire la figura di Spalman. Infatti, l'unico che la rappresenta è l'insettino delle feci. Quindi, sì, è più Spalman insect quello, non è Spalman. Esatto, Spalman insect. Ciao, e scrivici ancora. Ciao, che amati. Ci spiace di non aver soddisfatto la tua domanda. Sara da Parco Sempione chiede: cantate mai le vostre canzoni mentre fate la doccia? Beh, a parte che cantare e fischiare sotto la doccia è una pratica che ha più del leggendario che del reale, perché io non so se avete mai provato, quando canti sotto la doccia l'effetto è che ti entra tutta l'acqua in bocca e non si riesce a cantare bene. Fischiare ancora meno, perché con l'acqua bagnata viene fuori. Esatto. Io tendo a non cantare niente, me ne faccio passare a mente. Sì. Beh, ieri sera mi viene in mente adesso come un flashback. Perché adesso ormai è 15 ore dopo, dice. Sì, sì. Come in un flashback, in un film mi viene in mente che ieri sera eravamo in moto e io cantavo velocemente alcuni pezzi di Libertà, ma per ripassarli, hai capito? Cioè non per gusto, come canterei invece una canzone che mi piace tantissimo. Io invece sotto la doccia fischio, cioè emetto dei fischi, ma ho la bocca chiusa. Come fa? Fischia a bocca chiusa. Come faccio? Sei pazzesco. Marco da Cremona chiede: ma voi lo bevete veramente il Cinar? Allora, rivelazione, durante... Quando? Nello spot o nella vita? Perché paradossalmente lo beviamo di più nella vita che non nello spot. Tu? Perché nello spot... Io ricordavo che durante lo spot ci veniva somministrato dell'acqua allungata con tamarindo per simulare a me io avevo il Cinar doppio anch'io. Dai, non prendertela, cioè. No, non era una pausa di disappunto, era una pausa. Uno non può fare pausa. Viviamo in un periodo dove si ha quel terrore del silenzio. Bravo, no? Bravo. Come le radio commerciali, che se fai un attimo di... fanno in crisi. Invece no. Silenzio è bello. Silenzio è d'oro, diceva il proverbio. Insomma. Sai che c'è silenzio ed oro, no? Elio. Non so più. Che mi pare sei ingegnere. Sì. Cosa pensi abbiano in comune la matematica e la musica? La matematica e la musica, bello, hanno in comune molte più cose di quelle che uno potrebbe pensare. Basta. Teso da testa sul mento. Testa sul mento è un po' come dire... concetto vecchio. Come concetto vecchio il giornalista di Repubblica, no? Testa sul mento sembra il nome di una località, un po' come... Non è testa sul tagliamento. Forse è quello, magari, dice sul mento, è un po' come legnate sul ventre, che uno dice è un fiume ed è un... Ciao Elio, qual è... ci prendono in giro. Un po' quello ci dicono a me. Ciao Elio, qual è scritto, qual apostrofo è, che già meriterebbe di per sé di fare cadere la tua domanda nell'oblio? Perché qual non vuole nessun apostrofo. Perché è una troncatura e non una parola, quindi sta a te. Ai.
Michele da... Ah no, non era Michele, era Teso. Testa Ciao Elio, qual è l'album più ricco di contenuti che avete prodotto secondo te? Solo io rispondo? Ciao Elio. Ma secondo me, per esempio, l'ultimo album, non Gattini quello, ma Studentessi, è molto pieno di contenuti, ma pienissimissimissimo proprio. Se uno se lo ascolta con attenzione scoprirà dei contenuti, ma in quantità enorme. Industriale. Però in generale, quando incidiamo un album, veramente noi non stiamo a guardare quanto contenuto mettiamo dentro, nel senso, non è che facciamo come quando uno ti vende qualche cosa che dice ma non gliene diamo tanto, esatto, perché così altrimenti poi, io poi guadagno meno. Invece noi diamo invece tutto, noi ci mettiamo tutto, spariamo tutte le cartucce. Quindi in generale tutti i nostri dischi sono pieni di contenuto. Se tu solo vedi quanto dura un nostro disco in media rispetto a quanto dura un disco di un cantante medio italiano e straniero, il nostro dura sempre, certo, di più. Poi considera che mediamente con gli accordi contenuti in un nostro brano ci fai, c'è cioè, gente che ci fa un paio di album. Cioè, gente ci fa una carriera. Una carriera, cioè, no, sì, no, si prende per tipo con Te Veux De Beu, gli accordi del brano Te Veux De Beu servono ad altri artisti per tutta la carriera. Sì, cioè, forse li, arrivano a fine di carriera che non li hanno di spalle, distribuisci bene, noi li usiamo in un pezzo solo. E gli avanzano. E gli avanzano, gli avanza anche due o tre note, dice, ma come è avanzato un minus, allora, un semi diminuito. Magari ci facciamo un pezzo. Esatto. Adesso volevo fare una piccola cosa internos, che per carità... Allora, state un attimo lì, scusate, state un attimo, non guardate. Non, non c'è polemica, non c'è malanimo, niente di tutto questo, ma mi sono un po' rotto le balle di leggere le domande. Vuoi allora, fare cambio? Sì, sì, dai. Volevo... Ma io, guarda che me l'avevi chiesto tu. Ma perché pensavo... Caro Rocco, cioè, voglio dire, apprezza la mia sincerità. Sì, sì, ma è bello. Perseguito. Questo chiaramente dopo... Certo. Si taglia, no? Perché... Dunque, guarda, guarda che destino, Michele da Trieste chiede, ciao Faso, suono il basso da un anno. Ma che ora? Alle 16.40, un attimo fa. Quindi adesso? Sì, tu che sei il più grande bassista italiano, non è vero, mi puoi dare qualche dritta, ti ringrazio. Ma no, sono di adesso. Allora, se avete caso, siamo in diretta. Se sei andato lì per disturbare, per fare casino e disturbare, torni subito al posto. No, siamo in diretta. Sì che siamo in diretta. Pensai che fosse registrata. Vabbè. Insomma, c'è sto Michele Trieste, grazie, che mi dice, oltre a farmi i complimenti del bassista, dice che suona al basso da un anno e gli vuole qualche dritta. E qualche dritta. Michele, cosa vuoi che ti dica? No, gli do serie, qualche dritta. Tu devi prendere, tipo, molti dischi dei Beatles. Hai presente i Beatles, il gruppo con i Beatles? I Beatles. Molti dischi dei Polizia. I Police, dove c'è Sting prima di essere una Sting, specie di, esatto, di super figo sceso dallo spazio. Sting dei Police, il gruppo bello rustante. Prima di essere diventato uno fatto di soli chakra. Esatto. Ma era ancora un bassista. Esatto, era un bassista cantante bravo. Ti, poi prendi, dopo questo, successivamente prendi anche dei dischi degli Earth, Wind & Fire, quelli di September, questi pezzi qua. Ti ascolti attentamente le linee di basso, soprattutto quella dei Police, di Paul McCartney, dei Beatles, e te le impari maniacalmente come se ti avessero telefonato i Beatles dicendoti, senti, c'è Paul che ci ha male un polso, abbiamo bisogno di un bassista che lo sostituisca, vieni tu, e tu devi impararti il basso, ma proprio pari pari. Quando ti sei imparato tipo 20-30 canzoni dei Beatles, 20-30 canzoni dei Polizia, passi ai Terra, Vento e Fuoco, gli Earth, Wind & Fire, che sono un po' più difficili tecnicamente, alla fine il senso del basso l'hai capito e puoi suonare poi con gli altri. Poi ci risentiamo e ti do altre dritte successivamente. Ci risentiamo, ma chiamiamo noi. Ok, tu lascia il tuo numero. Recitare questa cosa qua. E in riferimento invece alla band citata da Faso, i Beatles, che peraltro non sono che i Beatles, devo però far notare che uno dei chitarristi fu assassinato. Ma quando è successo questa cosa? Negli anni 80, primissimi anni 80. Senti, voglio togliere questo velo di tristezza leggendovi il messaggio di Pietro Avanzi da Palermo, che chiede: buon salve Eli, buon salve è una novità assoluta, non l'avevo mai sentito. La canzone Il congresso delle parti molli rispecchia l'attuale situazione politica di qualche paese nel mondo. Grazie per tutto ciò che vuoi. Pietro Avanzi, devi riconsiderare un attimo il tuo modo di scrivere, perché
No, è interessante, ma è anche misterioso. Cioè, lascia un po' comunque delle porte aperte. Il lettore lascia sempre il lettore così, in uno stato di sospensione. Esatto, però è bello, Però comunque il Congresso del Partimolli è un bel brano e siamo contenti che tu lo abbia, come dire, considerato. Intanto una domanda bruciapelo per noi. Ma se voi doveste eseguire il brano Il Congresso dei Parti Molli, passiamo a un altro, no, passiamo a un altro. Sarebbero parti molli acide. Sì, sì. Così, io emetterei le parti molli. Francesco da Roma chiede: ciao, sto seguendo questa chat, ma non riesco a pensare a nessuna domanda interessante. Quindi potreste dirmi voi una frase che alla fine di questa chat mi faccia sentire migliore come uomo? Grazie mille. No, Francesco da Roma. Non mi viene. Francesco da Roma, ma poi. Oltretutto non mi viene gratis, no, nel senso, se ci mandi qualcosa allora mi impegno, ma se la vuoi gratis no. Quindi no, diciamo no. Tu spedisci insomma, in un vaglia. Se arriva in tempo prima della fine della videochat, Tiscali-Cagliari. Vai. E le elezioni tese presso Tiscali-Cagliari. Tiscali-Cagliari, qui ci conoscono un po' tutti. Se arriva in tempo allora ci impegniamo un po', altrimenti niente frasi. Federica da Terracina invece chiede: ciao ragazzi, siete grandi, ma come vi siete conosciuti? Così. Ciao, io sono Fabio. Ciao, io sono Elio. Ti presento Rocco Contagni, che forte sei. Suonavo già con... Scusate, ci dicono delle cose. Abbiamo dei messaggi. Ok, no, noi abbiamo un codice particolare. Ok. Ok. Allora. Abbiamo cose nostre. Ci siamo fermati su Federica da Terracina. Comunque, no, erano tanti anni fa. Eravamo giovani, tutti pieni di belle speranze. Peraltro, sono tuttora vivi. Suonavamo, speravamo in un mondo migliore. Ancora adesso, anche se abbiamo un po' perso, però io ancora spero un pochino. E niente, eravamo contenti di esibirci così in pubblico, prima un pubblico piccolo, poi un pubblico sempre più grande, grandissimo, poi un pubblico grandissimo. E niente, poi lui era bravo, io ero contento, anche loro facevano parte del mio gruppo, io ero bravo, quindi loro erano contenti di far parte del mio gruppo. Il chitarrista era anche lui bravo, ed è ancora adesso bravo, poi il batterista era un suo amico bravo perché era tutto dentro, esatto. Noi suonavamo con la batteria elettronica perché non c'era un batterista abbastanza bravo. Dopo invece è arrivato quel suo amico Cristian, che era bravo. E più simpatico della batteria elettronica, sì. Diciamo, a differenza della batteria elettronica voleva brava, ma gratis. Gratis. Esatto, invece il batterista bravo chiedeva anche dei soldi. Ho detto, sì, però è anche simpatico. Però è simpatico, invece la batteria era gratis, ma non simpatico. Era simpatico. C'è un po' fredda. Sì. Se posso aggiungere un particolare, da giovane, all'inizio della storia degli Elio Torientese, io sognavo un mondo migliore. Poi ho capito negli anni che dovevo un po' rivedere i miei obiettivi e oggi sogno un mondo identico. Quello. E ho molte meno delusioni. Sei felice uguale. Perché si realizza ogni giorno. Cioè, bisogna stare attenti. Anche una bella, bellissima idea. Cioè, abbassare un po' l'aspettativa. Ma è un obiettivo anche quello lì, perché vuol dire che non è peggiore. Esatto. Un mondo che rimane lì, insomma, la stessa. Ci sono degli altri contatti telematici. Facciamo l'ultima. Sì, no, ma due ne vedo qua. C'è Alessandro da Brescia. Quel matto di Alessandro che chiede: ma quando esce il nuovo disco? Abbiamo voglia. Avete voglia di nuovo disco? Alessandro da Brescia, questa è la nostra risposta. Allora, passiamo a Maria da Pescara che chiede: Rocco, ma sei sposato? Già, perché quando sono solo nella mia stanza con tutto il mondo fuori mi tocco con una mano, anzi con una mano mi sfiori tu, e per quello che vorrei tanto, perché fa rima. No, non è vero. Dice: Rocco, ma sei sposato? Ti adoro. Però io ho un po' immaginato che dietro ci potesse essere questo pensiero. Come se le due cose sono in relazione. Grazie per adorarmi, no, non sono sposato. Poi vedi tu come collegare... Cosa, però, perché è come dire... Dio, sei sposato, ti adoro. Cosa ti interessa? Se tu adori uno, non è che gli chiedi se c'è la moglie. Ma perché lì è più metafisica, invece qui la meta è fisica, capisci? C'è una cosa molto diversa. No, però cioè, la meta di Maria ha una meta fisica.
fisica, sì. Invece se tu dici ah Dio come ti ama, è una questione metafisica, è diverso. Bene, bene, termina qui la video chat con Elio e Storie Tese. Vogliamo ringraziare Tiscali, Tiscali vuole ringraziare noi.